200 anni di storia, ma anche di impegno al servizio dei cittadini. Le origini dei carabinieri risalgono al lontano 1814, ai tempi dei carabinieri reali istituiti da Vittorio Emanuele I di Savoia. Ma fu proprio il 6 marzo del 1861 che nacque la Legione dell'Arma Carabinieri di Palermo, ben 153 anni fa. Un impegno non solo a servizio dell'ordine pubblico, ma anche e soprattutto a favore di quell'impegno sociale richiesto dai tanti fatti accaduti nel corso del tempo. Un evento tutto siciliano, quello che si è svolto due giorni fa a Palermo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, giornalisti e personaggi quali il regista Giuseppe Tornatore e il maestro Mimmo Cuticchio. Per celebrare il bicentenario dell'Arma dei Carabinieri, inoltre, è stata inaugurata la mostra dal titolo «I Carabinieri in Sicilia tra passato e presente» in via Principe di Granatelli 35, un itinerario che ripercorre le tappe dell'evoluzione dell'arma nell'isola attraverso cimeli e ricordi che testimoniano l'effettiva presenza dei carabinieri nella vita sociale e culturale dei cittadini. Questo è l'anno del bicentenario dell'arma. Oggi noi però più propriamente festeggiamo i 153 anni di presenza in Sicilia. L'arma è arrivata in Sicilia, pensate, prima dell'Unità d'Italia. È stata un'azione che Cavour all'epoca non legittimò pienamente, ma pensate, fece congedare degli ufficiali dei carabinieri reali del Piemonte per agevolare, li fece congedare, fece venire qua in Sicilia per agevolare un'impresa che portò all'Unità d'Italia. Da allora è iniziato un percorso in questa terra fatto da tante situazioni anche drammatiche, anche grigie, anche voglio dire opache, ma che hanno avuto come minimo comune denominatore di avere come riferimento le istituzioni, e le istituzioni sono l'aria che respiriamo, è il rapporto privilegiato con la gente. Nelle 353 comunità siciliane, noi su 390 comuni dell'isola siamo presenti in 353 di essi, abbiamo sempre privilegiato questo rapporto che costituisce il nostro tesoretto. L'arma è stata presente, ha fatto la sua parte, ha fatto la sua grande parte nella lotta, soprattutto nella lotta alla mafia, ma soprattutto io penso che quello è un suo compito istituzionale. Quello che mi ha meravigliato tanto è di averli trovati presenti anche in occasione di calamità naturali oppure di eventi tragici, e di averli trovati molto accanto alla popolazione.